Mani, poi Milan che cerca di riprenderla, Kerkez la tiene su terra con l'apertura immediata per Kerkez, buono il controllo, Kerkez arriva sul fondo, può andare al cross da lì, lo fa bene sul secondo palo, la palla che rimane lì, Rabak in gol, subito 1-1 e dunque impatta benissimo alla prima vera opportunità, bella anche la sponda di Rabak. Poi un batti e ribatti, Lecce che la rispedisce senza troppi complimenti, bene il Milan con Gala, si sgancia Kerkez. Può impensierire gli avversari qui, steso chiaramente, molto dinamico, molto preciso nelle chiusure, anche in marcatura preventiva. E quindi il lancio lungo, il lancio in profondità deve essere un'arma assoluta per il Milan di Giunti. Sul secondo palo, attenzione a Bach di testa, poi Kerkez o Baretin, Milan che diverse convocazioni in prima squadra, diverse panchine, quindi anche lo staff di Baroni lo sta tenendo d'occhio. Palla centrale ora messa in mezzo dal Milan con il calcio d'angolo. Noi teniamo palla, cerchiamo di salire. Palla con la punta del piede, avrebbe segnato sicuramente, era dentro l'area piccola. Fortunatamente per noi però ha perso tempo e spazio per farlo. Allora siamo già con Kerkez nell'area avversaria, il tiro di Kerkez. Capone, palla che resta in aria. Erico, una superiorità nel caso riuscissimo a far fruttare questo. O Barettin. Per Kerkez che elude l'intervento dell'avversario e va centralmente a Teo Hernandez. Se ne va Kerkez che punta. Ora su Kerkez anticipato, anzi Kerkez la tocca ora, era Capone. Ancora Kerkez che sale palla al piede, la cede al calcio di rigore. Agganciato, sarebbe stato anche espulsione. Sono curioso di rivederla. Arriva Kerkez in area di rigore, siamo ancora lì con Robotti. Tiro di Robotti che... Cross lungo, Baretin non ci arriva, allora c'è Kerkez che l'allunga. Kerkez che riceve palla, è fuori il portiere, Kerkez poteva tirare, lo fa in un secondo momento e prende il palo. Tiri di lavanderia battuti dal padrone di casa, qui il bel tiro di... Poi Kerkez che può recuperare, non va dietro da De Planche ma la tiene. Milos che subisce fallo, segnalato dal guardaline, bene così ragazzi. In maniera intelligente di testa Kerkez, Milan che è a caccia del gol del Tris. Ancora Milos, cross sul secondo palo per Rossi che vuole andare al volo.